Allora, eccoci con un altro dei nostri allenamenti quotidiani con qualche novità. Allora, la prima novità è che non sono più in diretta, esattamente in diretta, in realtà oggi è... Oggi le giornate sono un pochettino sballate, comunque oggi come sto registrando è mercoledì 6 maggio, oggi stesso caricherò il video, non lo carico più in diretta per una serie di motivi anche organizzativi e non per ultimo però per la possibilità di aggiungere qualche sottofondo musicale durante gli esercizi, che comunque non è male. Non sono oggi all'aperto, do un po' di respiro alla mia allergia, sono all'interno del mio studio che è chiuso, la parte di palestra è chiusa, le cose di fisioterapia qualche cosa si può fare, si può entrare per le manutenzioni e così via, quindi oggi mi sono messo un pochettino più al riparo e come al solito però oggi vediamo una serie di esercizi. Oggi ci dedichiamo in particolare alla colonna, come abbiamo fatto in altri allenamenti. Oggi facciamo una serie di esercizi che sono sia di allungamento che di rinforzo e stabilizzazione della colonna. Ok, come al solito inizio con qualche attimo veloce di riscaldamento e poi andiamo a vedere i nostri esercizi, il nostro allenamento. Questi sono, come ho detto in altre occasioni, nei video precedenti, dei giorni scorsi, allenamenti di transizione, nel senso che nel periodo di fase 1, diciamo, di quarantena stretta, mi sono molto dedicato alla varietà degli esercizi, a fare cose molto diverse tra di loro, perché quando uno ovviamente ha proprio tutta la giornata completamente in casa, magari c'è quell'appuntamento in diretta e è bello anche scoprire cose diverse. Adesso che cerchiamo, proviamo, diciamo, a normalizzare un po' i ritmi, cambiano un pochino gli impegni, cerchiamo di seguire un percorso leggermente diverso. Adesso che è possibile, ad esempio, fare attività fisica individuale all'aperto, qualcuno ovviamente starà iniziando, i ciclisti hanno già ripreso alla grande e quindi è giusto anche fare un po' di condizionamento che possa essere utile per questi sport all'aperto. Concludo questa introduzione dicendo che, come al solito, però chi si vuole registrare al miei consigli via mail lo può fare gratuitamente, può accedere anche alle mie video guide su allenamenti per obiettivi specifici. Una di queste si chiama La postura non basta, sarà disponibile da lunedì e sarà la prima video guida con poi allegato un programma di continuità come gli allenamenti che stiamo vedendo, però diciamo con una logica ben organizzata, una certa gradualità, ovviamente quello che contraddistingue un videocorso completo. Allora, iniziamo da un allungamento attivo della muscolatura posteriore. Io ho una fascetta, ma in realtà, come abbiamo fatto più volte, può essere un asciugamano, può essere una cintura, quello che vogliamo. Ok, quello che vado a fare è farlo passare sotto i piedi e lo scopo dell'esercizio è raddrizzare. Andiamo a fare una combinata di esercizi, ok? Vado a raddrizzare il più possibile la schiena fino a che non riesco a tenere la schiena diritta e una moderata tensione dietro le cosce. Livello di difficoltà come si regola? Come ho detto più volte, più sono vicino ai piedi e più raddrizzare è difficile, più sono lontano, più raddrizzare è semplice. Io devo riuscire a essere ragionevolmente dritto con una tensione non eccessiva e mantenere la posizione una trentina di secondi. Mi tiro da questa parte che ho l'orologio sui 20 secondi, che faccio passare, raddrizzo e mantengo, raddrizzo, raddrizzo, raddrizzo. Okay? Creo una tensione posteriore che non deve essere eccessiva, però raddrizzo, raddrizzo, raddrizzo. Spiro lentamente. E vediamo se oggi riesco, quindi se la state sentendo, ad abbinare la nuova colonna sonora che il mio amico Giovanni Anselmi ha preparato per la traviabilitazione.it
Ok, finite i 30 secondi, l'esercizio di ieri, mani indietro, schiena diretta, sollevo, 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 2, sollevo, sollevo, 3, sollevo, sollevo, 4, schiena dritta, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tolgo un pochino, riprendo la mia cintura, fascetta, asciugamano, quello che è, bel respiro e raddrizzo. In questi allenamenti stiamo curando in particolar modo l'aspetto posturale e l'aspetto di ricondizionamento generale. L'aspetto posturale perché entro nel filone del videocorso che sarà disponibile da lunedì, la postura non basta, che è un po' il mio riassunto di tutto quello che ho fatto negli ultimi 5 anni su altrareabilitazione.it. Diciamo che ok, rilasso e passo sull'altro, che è il percorso che in assoluto consiglio quando vuole cercare di migliorare il proprio benessere, la propria postura, quindi non si vuole lavorare solo su un singolo disturbo, ma migliorare un po' in generale. Ancora un paio. E stop. Rilasso. E riparto. Ok, raddrizzo, creo la tensione, tengo la schiena bene diritta e teniamo una trentina di secondi. Tra l'altro il programma di continuità che ho pensato successivo a questo videocorso è veramente molto bello. Molto complesso tecnicamente da realizzare, perché quello che vorrei realizzare è proprio una piattaforma che vada a fornirti con continuità degli allenamenti ben organizzati, quindi secondo assolutamente un criterio, ma soprattutto adatti al tuo caso, alle tue problematiche, alle tue preferenze. Tecnicamente non è assolutamente semplice da realizzare, ovviamente se lo si vuole fare bene. Schiena dietro. Ok, quindi più le mani sono avanti e più è difficile raddrizzare la schiena, più le mani sono indietro più è facile raddrizzare la schiena. Su e su, e uno e due, tre, quattro, e 10, sciolgo e andiamo in piedi. Quello che andremo a fare adesso è un metà allungamento e metà esercizio di rinforzo. Chi ha dei manubri a casa o chi ha una cassa dell'acqua può anche utilizzarla come sovraccarico dell'esercizio. Quello che voglio fare è mantenere la famosa contrazione addominale che abbiamo detto più volte, quindi mani laterali all'ombelico, premo contro gli organi, e spingo via le dita con la contrazione addominale. Mantenendo questa contrazione, con le spalle bene diritte e la schiena bene diritta, io voglio piegare leggermente le ginocchia e buttarmi in avanti soltanto con il busto, tenendo la schiena ben dritta, fino a quando non sento tirare le gambe posteriormente. A quel punto ritorno. Uno. Giù, 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 schiena dritta, spalla indietro. Due. Spalla indietro, schiena dritta. Ovviamente vado giù quello che riesco, a seconda del livello di flessibilità, ognuno andrà giù in modo diverso. L'importante è schiena diretta fino a quando riesco a tenerla
diritta e a doppio contatto. Diritto, spalle indietro. È bello che vedo anche lo specchio adesso. E una piccola pausa. Per intervallare, che cosa vado a fare? Tengo sempre la schiena diritta, fletto la gamba e la fletto fino in alto, più in alto possibile, su tutto. Tengo l'altro traccio addominale, su tutto dall'altra parte. E voglio alzare la gamba il più possibile, una sorta di marcia, senza fare questo. Ok? Quindi fermo e su tutto. Fermo e su tutto fino a quando non mi viene da piegare la schiena. Sempre con trazione addominale, fermo e su tutto. Lentamente sempre, e quel che cerco non è la velocità, ma è il controllo. Ok, sciolgo. E andiamo a riproporre l'esercizio di prima. Quindi torno a ripetere, non è questo, ma è scendo con la schiena dritta, le ginocchia stanno leggermente piegate. Ognuno, a seconda del suo livello di flessibilità, scende più o meno. L'importante è schiena dritta e addome bello contratto. Schiena ben ferma, sollevo al massimo l'anca, schiena ben ferma. Quattro, schiena ben dritta, tengo contrazione addominale, su fino a quando non mi viene da piegare la schiena. Cinque. Nel terrazzo della che è sopra il mio studio, la mia palestra, location molto bella anche quella. Il problema di essere sulla statale 45 si è rilevato, si è mostrato irrisolvibile perché il rumore del traffico era superiore al tono della mia voce, quindi ci rinuncio a quella location, peccato. Ok, andiamo col terzo giro. Ginocchia leggermente piegate, schiena bella diritta, pieghi in avanti. Uno, due, piego, 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 spalle indietro, tre, piego, 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 schiena dritta, spalle indietro, quattro, ginocchia leggermente piegate ma non troppo, appena appena, sei, sette, otto, e 10. Sciolgo un attimo, poi addome contratto, schiena ben ferma, piego l'anca fino a quando non mi viene da incurvarmi. Non voglio incurvarmi naturalmente. Se sento un po' di instabilità vuol dire che sto lavorando un po' sulla stabilità, non c'è problema, ok? Quindi addome bello contratto, schiena dritta, su 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 su. Bene, uno, su tutto, due, su tutto, tre, niente movimenti del bacino, niente movimenti accessori, solo movimenti di anca,
4, su, tutto, su, tutto, 5, su, tutto, 6, su, tutto, 7, su, tutto, 8, 9, e 10. Ok, sciogliamo un pochino e andiamo a vedere il prossimo esercizio, che è un esercizio di rinforzo dei muscoli del bacino, soprattutto i glutei, il famosissimo ponte. Noi lo andiamo a fare in un modo però che, diciamo, mi focalizza di più su quello che è il controllo, la tenuta, qualcosa che è più relativo all'ambito posturale. Quindi quello che non voglio fare è questo, ok? Veloce, non a fine corsa, quindi non è quello che sto cercando. Quello che cerco è gambe vicine, praticamente unite, non completamente unite. Tengo contratto l'addome come al solito, alzo leggermente la punta perché voglio spingere soltanto dai talloni, tengo l'addome contratto e tengo la posizione, la tengo una trentina di secondi. Tengo. Addome ben contratto, spingo dai talloni, addome ben contratto, spingo dai talloni, addome ben contratto, spingo dai talloni. Continuo a ripetermelo come un mantra. Su tutto, spingo bene in alto, tengo, addome ben contratto, spingo in alto e giù. Durante la pausa, intanto che sono qui, perché no, tengo la mano dietro alla coscia, porto su in alto, creo una tensione sulla parte posteriore della coscia e la mantengo, una quindicina di secondi da un lato e una quindicina dall'altro, così abbiamo anche ottimizzato le nostre pause. Cambio. Piede leggermente a martello. E andiamo. Ok, quindi gambe vicine, se voglio anche unite. Contraggo forte l'addome, alzo la punta per essere sicuro di spingere dai talloni. Contraggo forte l'addome e spingo su tutto. Contraggo forte l'addome e spingo su tutto dai talloni. Ok, raggiungo la posizione più alta che riesco a raggiungere e lì contraggo e spingo, contraggo e spingo e mantengo la trentina di secondi. Volendo anche di più, anche 45 minuti. Accontentiamoci della trentina per il momento. Contraggo e spingo, contraggo e spingo, contraggo e staccare. Andiamo, creo la tensione a parte posteriore della coscia, non eccessiva, e mantengo. Cambio. L'altra gamba cerco di non lasciarla cadere all'esterno, cerco di tenerla dritta. Ok, andiamo con il terzo giro, quindi contraggo l'addome, alzo la punta del piede, spingo su, spingo su, tengo contratto e tengo spinto, tengo contratto e tengo spinto, tengo contratto l'addome e continuo a spingere dai talloni, continuo a spingere in alto, contratto l'addome, continuo a spingere dai talloni, continuo a spingere in alto. Tengo, dammi contratto e spingo dai talloni. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, sciogliamo e andiamo a fare un esercizio di allungamento dello psoas, cosa che abbiamo visto
più volte in queste serie, cosa che chi ha visto un po' di miei video anche prima tutta questa situazione conosce sicuramente bene. Oggi vediamo una piccola variante, un allungamento dinamico. Il movimento del psoas è uno sicuramente dei cardini della cura del mal di schiena, perché si è visto fondamentalmente che più è in forma questo muscolo e per molte persone più è in forma la schiena. Allora, parto dalla classica posizione dell'allungamento dello psoas, quindi sono in ginocchio con il ginocchio appoggiato su qualcosa di morbido, l'altra gamba avanti, la schiena diretta, e che cosa vado a fare? Né più né meno che il solito affondo di questo tipo, ma stavolta ritorno anche subito. Andrò a fare fondamentalmente degli affondi, ma con il ginocchio appoggiato su qualcosa di morbido, ovviamente. Adesso lo vediamo in ginocchio, al prossimo giro lo faccio vedere in piedi, perché ha proprio un po' di problemi ad appoggiare le ginocchia. 5, schiena ben dritta, scendo con la schiena dritta, lascio andare la coscia un attimo e ritorno. 6, lascio andare la coscia un attimo e ritorno. 7, 8, 9, 10. Dall'altra parte provo da in piedi, una gamba avanti, una gamba dietro, schiena bene dritta, mi piego su questa gamba. 1, questa sta bene indietro perché devo creare una tensione sulla parte anteriore della coscia. 2, è una sorta di affondo, però l'obiettivo è l'allungamento. 3, ovviamente scendo quanto mi serve per sentire la tensione sul muscolo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e rilasso e andiamo dall'altra parte. E quindi è il solito allungamento dello psoas, però visto in chiave dinamica, e volendo posso anche fare la, diciamo, complicazione che abbiamo visto di tenere il braccio in questa posizione per creare tensione anche, diciamo, sulla parte laterale del costato. Ok, quindi schiena diretta, affondo, lascio andare la coscia. 1, affondo, lascio andare la coscia. 2, la coscia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dall'altra parte, la versione in ginocchio io tendenzialmente la preferisco perché riesco un po' più a concentrare la tensione sul muscolo, quindi se possibile preferisco quella, altrimenti in piedi va più bene. Schiena diretta, affondo, lascio andare la coscia. 1, 2, qui devo percepire più che altro l'allungamento, eh? Questo è il prossimo esercizio. Sono più carte degli allenamenti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Altra parte, scendo un pochino, schiena dritta, andiamo avanti, indietro, se voglio qui, metti faccia appoggiata, ma non mi aiuto a fare il movimento, se voglio qualcosa per l'equilibrio, affondo e ritorno. 1, lascio andare la coscia. 2, lascio andare la coscia. 3, 4, coscia rilassata. 5,
cambio. Andiamo, ultimo giro da questa parte, poi cambiamo esercizio. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Ok, scegliamo un pochino e andiamo con un altro allungamento della colonna, allungamento che noi vogliamo fare con una estrema delicatezza, perché il movimento laterale, come ho già detto molte volte chi mi ha seguito, è un movimento sul quale vogliamo usare una dose extra di delicatezza, quindi l'allungamento che noi andiamo a creare è molto molto lieve. Chi quando si porta in questa posizione, anziché sentire tirare questa parte, sente schiacciarsi la parte verso la quale si sta piegando, andrà a fare il movimento per una frazione di secondo, ok? Quando sento che si schiaccia, cambio lato. Quando sento che si schiaccia, cambio lato, ok? Quindi così per una, diciamo, quindicina di secondi. Invece chi sente allungare il lato, l'esercizio è spalle indietro, inclino lateralmente fino a quando non sento tirare qui, posso amplificarlo leggermente, leggermente portando il braccio, mi sostengo da questa parte, 4-5 respiri. Tensione molto lieve, molto modesta, mi raccomando. Cambio. Spalle indietro, inclino poco, se voglio porto poca più tensione, mi aiuto. Chi è ben allenato, volendo, può tenere il braccio diritto e spingerlo ancora un po' più in lì, cosa che però non consiglio chi non è molto allenato. Cambio, teniamo poco la posizione, sempre per non sovraccaricare su questo movimento. Spalle indietro, inclino lateralmente, mi aiuto, braccio indietro, bei respiri. Fino in fondo, eh. Punto, non troppo, schiena bene indietro, non mi porto in avanti, inspiro, espiro. Scendo quello che mi sento, piano piano. E cambio lato. E poi andiamo con l'ultimo esercizio che è una via di mezzo tra il rinforzo e la mobilità. Ok, sciolgo. Quello che vado a fare adesso è un esercizio che è una mobilizzazione del tratto dorsale, ma anche un esercizio in qualche modo di allungamento delle catene muscolari. Andiamo con il movimento di prima. Quindi mi piego leggermente sulle ginocchia, la schiena bella diritta, l'addome contratto e mi piego in avanti. Quando sento, prendo la schiena bella diritta, che le cosce dietro tirano, quella è la mia posizione di partenza. Da questa mia posizione di partenza io vado a fare una rotazione
fino a dove riesco ad arrivare. Da una parte e dall'altra. Da una parte e dall'altra. Ovviamente il movimento, chi più chi meno, nel mio caso abbastanza limitato, è limitato, ma ci va più che bene così. L'importante, come ho sempre detto, è migliorare rispetto alla propria condizione di partenza. Non c'è niente che sia più importante di questo. Non mi interessa raggiungere un elevato livello di performance, mi interessa migliorare il mio livello di performance attuale. Piano piano il movimento si scioglie e viene così. E stop. Ok, quindi il movimento non è semplicissimo, è un movimento un po' avanzato, ma volendo lo possiamo anche rendere semplice, perché ginocchia leggermente piegate, scende in avanti tenendo la schiena dritta e da lì effettua questo tipo di rotazione. Adesso andremo a fare un altro paio di serie e poi ci diamo appuntamento domani. Ok, quindi gambe leggermente piegate, scendo con la schiena bella diritta e l'addome contratto, scendo. Le mie gambe dietro cominciano a tirare, ruoto, 1, ruoto, 2, ruoto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, sciolgo un pochino. Chiaramente tutti gli allenamenti che abbiamo visto si possono anche abbinare, chi ha un pochino più di tempo, chi ritiene di essere a un livello un po' più avanzato, si possono naturalmente abbinare. Ok, scegliamo un pochino, andiamo sull'ultima serie, gambe leggermente piegate, scendo con la schiena ben diritta, le gambe tirano leggermente, ottimo, quella è la mia posizione di partenza, e da qua vuoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 e 10 e stop. Ok, allora l'allenamento di oggi lo possiamo considerare concluso. Chi vuole fare un po' di allungamento pescando tra gli stretching che ho a disposizione sul mio canale YouTube va più che bene, altrimenti ci vediamo con l'allenamento di domani. Non sarà caricato in diretta, sarà un allenamento come assolutamente come i soliti. Ricordo chiaramente che chi vuole registrarsi gratuitamente ai miei consigli via mail può accedere anche a tutta la mia sezione di prove dei vari videocorsi, di cui uno uscirà lunedì, si chiama La postura non basta, è sicuramente l'opera più completa che abbia fatto fino ad ora. Ci vediamo domani con i prossimi allenamenti. Nelle prossime settimane vedrete un po' di movimenti su quello che è il mio canale. Cerchiamo di produrre contenuti sempre più qualitativi che possono aiutare sempre di più le persone. Chiaramente andremo a mettere dei contenuti anche con Sara, degli allenamenti con Sara, che abbiano sempre una logica ma che abbiano una modalità, uno stile un po' differente, con le medesime logiche che sono quelle di miglioramento delle proprie prestazioni, della propria postura, eccetera eccetera. Ok, quindi fatemi sapere nei vari commenti cosa ne pensate, quali sono i vostri desideri, se sto riuscendo
nel mio scopo di, diciamo, migliorare la qualità dei miei contenuti, migliorare chiaramente le performance delle persone che mi seguono. Ovviamente cerco di fare nel mio meglio, però ascolto volentieri tutti i suggerimenti, non sempre riesco a rispondere. Ho fatto un conto che se dovessi rispondere a tutti su tutte le piattaforme passerei circa 7-8 ore al giorno a rispondere, quindi facciamo quello che possiamo naturalmente, però i suggerimenti cerchiamo di coglierli tutti al 100%. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, ci vediamo domani, ciao ciao!